nuovo appuntamento con Speciale Reporter News. Ben trovati, lo dedichiamo all'attualità per un nuovo incontro per continuare insieme a pensare oltre. Ospite del nostro studio quest'oggi il dottor Andrea Pirera, musicologo. Grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a lei per avermi invitato. E da lei però vogliamo sapere qualcosa di particolare. Lei è musicologo e il discorso che affrontiamo quest'oggi per andare oltre quella che è l'apparenza e per salvare un po' l'infanzia, oggi un po' troppo bistrattata, troppo etichettata. Vogliamo fare un parallelo tra i caratteri dei bambini e quelli che sono invece i vari modi di musicare? Sì, il parallelo è lecito soltanto per il fatto che ogni bambino ha la sua individualità, ha ricevuto, come si direbbe biblicamente, dei talenti, i quali vanno appoggiati, sfruttati e vanno valorizzati al massimo. La musica sotto questo aspetto si presenta come un fattore educativo da un lato e formativo della coscienza di sé e degli altri, della propria personalità, e da questo punto di vista lo strumento non è più una cosa importante, capisce? Non è più una cosa importante sapere se quello suonerà il pianoforte, se suonerà il violino. La musica deve venire da dentro e quindi qualunque sia il temperamento del bambino, l'anima ce l'ha. E quindi, noi poggiamo su quella. A prescindere che sia vivace, un pochino pigro o un po' agitato, così come sono alcuni brani di musica, il bambino deve esprimersi. Sì, ha detto molto bene con questi, diciamo, tre tempi possibili, agitato, assai mosso e così via. Sta di fatto che il bambino, quando impara a suonare in musica d'assieme, che è quello che a noi preme più di tutto, in musica d'assieme impara a essere diretto e a stare con gli altri, e lei dovrebbe vederli, la capacità che hanno della massima attenzione. Io non so cosa facciano a scuola, francamente non mi interessa. Ah, io li vedo che suonano il violino, sono pronti così, con l'archetto in mano, con l'occhio al direttore, pronti per partire. Non so più che carattere hanno. Hanno identificato se stessi con questa espressione personale. Stiamo parlando con il dottor Pirera di musica, perché la musica è uno dei canali in cui indirizzare la tanta energia che a volte hanno i bambini, e la musica in realtà può avere anche tantissimi altri vantaggi. Quello di riuscire a stare in gruppo e suonare insieme, ad esempio, lei ha detto, ma anche quello forse di imparare ad alternare i silenzi e la musica. Questo è un aspetto da lei messo in vista fondamentale dell'insegnamento della musica d'assieme. Noi cerchiamo di fare esattamente il contrario di quello che fanno nei dibattiti, cioè anziché passare il tempo in cui passa l'altro a pensare a cosa si dirà dopo, noi pensiamo che ognuno sappia di avere una parte in un discorso collettivo la cui totale è molto maggiore della somma dei contributi dei singoli. Imparare a ascoltarsi, imparare soprattutto una cosa chiave, ascoltare se stessi. Un musicista che non sappia ascoltare se stesso è come un grande egoista che va in giro, sa tutto e non sa assolutamente niente degli altri. Lei è membro della direzione scientifico-culturale del movimento culturale a tutela dell'infanzia Pensare Oltre. Noi in studio avevamo avuto la madrina Elisabetta Armiato, Etoile della Scala, che ci aveva raccontato come lei era riuscita con l'argento vivo addosso a incanalare questa energia nella danza e a raggiungere i livelli che appunto è riuscita a raggiungere. Un po' così deve essere allora con la musica. Sì, è vero, con una grande differenza. È vero che anche la musica come la danza è un'espressione del corpo. Ma io non ho constatato, ad esempio, che chi è portato per le percussioni sia particolarmente violento o desideroso di sfogarsi, come non mi risulta che un suonatore di flauto abbia un carattere dolce. Loro trovano nello strumento una espressione di come sono fatti dentro. Può essere le percussioni, può essere il pianoforte, può essere... A noi non interessa questo. La musica migliora l'essere umano dal di dentro. In base alla sua esperienza, un bambino deve essere allora lasciato libero di scegliere lo strumento da suonare? Sì, le dirò una cosa, che in questo momento se lei chiede a un bambino cosa vuol suonare, le dirà chitarra o pianoforte, non esiste nient'altro. Forse perché non li conoscono però. Ma perché tutti quanti, sai, ho un amico che suona la chitarra, poi papà vorrebbe che io a Natale facessi la suonatina sul pianoforte e così via. Non è difficile però convincerli che in un'orchestra c'è tutto.
Però non è facile incontrare chi sa suonare, chi apprezza la musica e chi riesce a far conoscere i tanti strumenti ai bambini. E invece no, guardi, non c'è difficoltà, mi piacerebbe invitarlo una volta alle prove d'assieme che fanno, se ne renderebbe subito conto. È come un gioco di squadra, faccio un esempio sportivo se ho il tempo di farlo. Io avevo un dipendente tanti anni fa che giocava a rugby bene e aveva giocato nel Lione, che è una squadra francese di prima categoria. Il giorno dopo i giornali in una partita scrissero che era stato il miglior giocatore in campo e lui mi disse: sa che non ho toccato palla? Perché è un gioco di squadra, è un gioco d'assieme. E quello che vogliamo comunicare, se eseguiamo un pezzo, diciamo, di Stravinsky, tanto per dirne uno, è quello che Stravinsky vuol dire a noi, non quello che il flautista, il violoncellista o anche lo stesso direttore d'orchestra vuole dire. Se non c'è gioco di squadra, la musica non funziona. E quindi questo fattore educativo del rispetto degli altri, dell'ascolto, della interiorizzazione, è una cosa quasi spontanea, non bisogna neanche dirglielo, sa. Non è che ci sia la lezione di musica, si fa così e così. Fanno da sé, capiscono, a qualunque età, mi creda. I bambini sono dei tesori, sono come uno scrigno chiuso. Lei lo apre e dentro c'è di tutto. Bisogna saperlo però aprire lo scrigno, penso. Ma basta avere un po' di entusiasmo, sanno? E il buon senso è la cosa essenziale. Non bisogna porsi dei traguardi ambiziosi come la coscienza che migliora, il linguaggio di Dio, tutte queste cose che sono vere. Basta, sono aver bambini. Aver voglia di aprire lo scrigno, allora. E poi una cosa che capiscono, sa? Bisogna volergli bene. Sì. Sì, sì. Accettano la sgridata da chi gli vuol bene, ma se si accorgono che lei fa soltanto l'insegnante perché è pagata, non ha colloquio. Senta, con Elisabetta Armiato, a proposito della danza, abbiamo visto quanto la creatività, la bellezza e il rigore riescono ad andare insieme per raggiungere anche dei begli obiettivi. Per la musica? È la stessa cosa, non dimentichiamo che per suonare uno strumento bisogna fare fatica, bisogna metterci impegno. Al mondo non si ottiene niente senza faticare, l'avrà scoperto, vero, anche lei, credo. E non esiste, come dicono gli americani, il pranzo gratis. Bisogna guadagnarsi tutto e devono studiare a casa. E difatti sulla lezione, sull'istrumento, sullo studio dello strumento ritornano a essere i soliti studenti. Quando sono in prova d'assieme bisogna mandarli a casa a calci, non verrebbero mai più prima. Perché questa è una cosa straordinaria. Si divertono, capisce? Questo senz'altro. Senta, a proposito invece degli strumenti abbiamo parlato, quale genere di musica invece è un po' più indicata? E lì devo far prevalere la mia personalità. Io sono convinto che tutta la musica rettamente intesa può migliorare la persona. La mia esperienza personale è che la musica classica, per musica classica intendo anche quella dei giorni nostri, intendo anche un jazz classico e cose di questo genere, è più indicata di altre forme di musica perché è più, come dire, interiorizzata, richiede più pensiero dell'anima nel momento in cui si suona. Mentre certa musica, 10.000 watt per canali, loro dicono sono andati a sentire un concerto dal vivo. Dal vivo, dico io. Quell'omino là in fondo a San Siro lo chiamate dal vivo, 10.000 watt per canale. Quello è un fenomeno di esaltazione collettiva. Lo accetto, ma non è musica, signora. www.pensareoltre.org, il sito per avere le informazioni del Movimento Culturale Nazionale a tutela dell'infanzia, con diverse iniziative nel corso dell'anno e sul territorio. Vi ricordo anche che è online la prima libreria dedicata all'infanzia, con numerosissimi volumi proprio dedicati ai bambini. Fare musica, dottor Pirera. Imparare la musica, che cosa arricchisce allora un bambino? Un po' il carattere, l'anima, ha detto sì, anche lei. Sì, l'anima ho detto, ma l'anima è una costruzione di tante cose. L'esperienza scientifica, degli studi fatti, dimostra che ci sono delle correlazioni forti tra il fare musica e l'abilità matematica, l'attività logica, l'attività di pensiero. Gli studiosi hanno studiato molto la sovrapposizione che c'è tra linguaggio e musica e hanno visto che il fare musica migliora
migliora le qualità, chiamiamole così, scolastiche, direi curricolari, e questa è una cosa, ma il nostro accento è posto soprattutto sulla capacità di stare con gli altri, la capacità di sviluppare se stessi, che sono altrettante conseguenze, perché uno che riesce bene in matematica, cosa vuol dire? Che ha messo la sua mente su un progetto che non è suo, che è esterno, lo ha studiato e se l'è fatto suo. E le capacità, diciamo, anche di sapere la storia, eccetera, eccetera, imparano a ascoltare il professore, imparano a prendere appunti. Diciamo, ne vengono fuori, idealmente parlando, dei cittadini migliori. Lei è musicologo, suona uno strumento? Sì, io studio pianoforte, sono dilettante, ma ho studiato molti anni con degli insegnanti molto buoni e traggo dal pianoforte delle enormi soddisfazioni. Voglio soltanto dire che se dovessi ricominciare oggi vorrei studiare anche il violoncello, che è il più bello strumento che ci sia. Anche le piace il violoncello. A lei? Lo conosce? Sì, io ho fatto soltanto pochi anni di pianoforte, ma purtroppo la mia pigrizia mi ha fermato e adesso me ne rammarico. Grazie dottor Pirera per il contributo che ci ha dato quest'oggi. www.pensareoltre.org, il sito, vi ricordo, la libreria online dedicata all'infanzia, per continuare a pensare oltre, a tutela dell'infanzia. Grazie di nuovo, alla prossima occasione. Grazie mille. Arrivederci.